Volti e pensieri della gente di Napoli resteranno in mostra al PAN fino al 12 maggio e la rassegna di foto e video realizzate nell'ambito del progetto Human of Naples, un format di successo già sperimentato a New York e seguito da oltre 12 milioni di internauti. L'iniziativa, curata dai giovani Vincenzo De Simone e Jacopo De Angelis, ha come protagonista la gente di Napoli, ragazzi, turisti e volti noti della città che esprimono attraverso uno scatto il proprio pensiero su Napoli e sul significato di sentirsi partenopei. La gente di Napoli si ispira a un progetto nato 4 anni fa che si chiama Humans of New York. C'era questo fotografo, c'è ancora, che va in giro ogni giorno per le strade di New York a fotografare persone che non conosce e gli fa delle domande intime, un po' più aperte, un po' più chiuse, e cerca di raccontare le storie di queste persone. Il suo progetto ha avuto un successo enorme ed è stato replicato in quasi tutte le città del mondo. Noi abbiamo deciso di portarlo qui a Napoli, però contestualizzandolo. Inaugurata con il sindaco De Magistris e gli assessori alla cultura e ai giovani del comune, la mostra è ad ingresso gratuito ed aperta fino a martedì prossimo dalle 9.30 alle 19.30, ad eccezione della domenica con chiusura alle 14.30. E qui ci sono raccontati da questi ragazzi appunto diversi punti di vista su Napoli, di chi la visita, di chi ci vive, di chi se ne è dovuto separare e poi ritorna. Insomma, tutto questo grande e ricco fondo di umanità che ogni giorno pulsa nella vita della nostra città.